La deputata Ilenia Lucaselli, a lei la parola. Grazie Presidente. Come sapete, il provvedimento che andiamo a studiare oggi è diretto a prorogare fino al prossimo 15 ottobre l'efficacia delle disposizioni contenute nei decreti legge 19 e 33 del 2020. E come sapete, questi provvedimenti hanno disposto in merito alle misure di contenimento per contrastare l'espandersi dell'epidemia e del loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica, che ci sia la possibilità da parte del Presidente del Consiglio di avocare a sé una sorta di pieni poteri. Il decreto legge numero 19 del 2020 ha suscitato, come sappiamo, nell'ambito del proprio percorso parlamentare un acceso dibattito a causa della smisurata ampiezza dei margini di discrezionalità che attribuisce al Presidente del Consiglio, sia nel decidere se e quali misure adottare, sia in merito alla durata e all'estensione territoriale, nonché a causa della sostanziale assenza di qualsivoglia concreta possibilità di controllare la conformità di queste misure ai criteri di proporzionalità e adeguatezza cui dovrebbero a rigore attenersi per previsione dello stesso decreto legge. E stando a una recente sentenza, inoltre, deve ritenersi condivisibile la dottrina costituzionale secondo cui la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia contraria alla Costituzione stessa. In particolare non appare meritevole di accoglimento la tesi di chi invoca la legittimità di tali previsioni in virtù del rinvio a tali atti amministrativi, di PCM per l'appunto, da parte di decreti legge, che avendo natura di atti aventi forza di legge equiparerebbero alla fonte legislativa i DPCM. Sulla scorta di queste considerazioni appare dunque evidente come la proroga disposta dal provvedimento in esame si ponga in contrasto sia con la tutela delle libertà personali sia con l'attribuzione del potere legislativo sanciti e garantiti dalla Costituzione. Per quanto attiene invece ai requisiti che dovrebbero connotare l'adozione e la struttura di un decreto legge, stabiliti in primis dall'articolo 77 della Carta Costituzionale e più volte definiti e ribaditi dalla Consulta, occorre osservare che il provvedimento contiene anche misure estranee sia ai requisiti di necessità e urgenza, sia a quello della omogeneità del contenuto che dovrebbero infondere la decretazione d'urgenza. Tra le norme del provvedimento, infatti, è inserita anche quella volta a stabilire che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia la DIS, l'AISE e la ISI, possa essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori 4 anni. Si evidenzia ulteriormente come la consuetudine stessa consolidatasi in capo all'emanazione del provvedimento di urgenza legate al contenimento e al contrasto della diffusione del Covid, deliberata il 31 gennaio 2020, stia rappresentando la legittimazione, ad avviso dei firmatari del presente atto, deprecabile di costanti rimaneggiamenti legislativi e di proposizione di correttivi legislativi che per ragioni di opportunità politica o finanziaria non si collocano in opportuni ed adeguati interventi legislativi di natura ordinaria. Si tratta di una prassi reiteratamente censurata dalla Corte Costituzionale, che si colloca ulteriormente in contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione, che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa. A tal riguardo la Corte Costituzionale, con sentenza numero 22 del 2012, ha richiamato l'articolo 15 della legge 23 agosto dell'88 numero 400 nel punto in cui prescrive che il contenuto del decreto legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
La Corte infatti ha evidenziato che la norma, pur non avendo in sé per sé rango costituzionale e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto legge al caso straordinario di necessità e urgenza che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento. Chiediamo quindi di non procedere all'esame del disegno di legge. Grazie.